La Guardia di Finanza scopre Vittorio affitti in nero per circa 100.000 euro, denunciato vittoriese che dal 2013 al 2017 ha cassato illecitamente circa 84.000 euro. A Modica i carabinieri scoprono una centrale di spaccio, arrestati due tunisini colti in flagranza di reato, sequestrati circa 5 grammi di hash, oltre a più di 150 euro. Proclamato la FIA dello sciopero degli operatori ecologici a Vittoria, un atto dovuto, spiegano dal sindacato, contro l'ormai cronico ritardo del pagamento degli stipendi. €70 milioni di euro per i cantieri di lavoro e servizi in Sicilia saranno erogati all'assessorato regionale al lavoro e sono interessati i comuni siciliani fino a 150.000 abitanti. Più succo di arance nelle bibite, ad essere legge per la Coldiretti significa rivitalizzare un comparto, specie quello siciliano, che stava accusando da alcuni anni un netto calo di produzione. Benvenuto a un nuovo appuntamento con l'informazione su Eventi Sicilia, ampia pagina di cronaca dunque in apertura. Cominciamo con la Guardia di Finanza che scopre a Vittoria affitti in nero per circa 100.000 euro, denunciato un vittoriese che dal 2013 al 2017 ha incassato illecitamente circa 84.000 euro. Alcuni affittuari non pagavano l'affitto, ricambiavano il favore con presunte prestazioni d'opera come pulizia o manutenzione di locali. Si chiama Operazione House for Rent e a Vittoria la Guardia di Finanza ha scoperto affitti in nero per circa 100.000 euro. Un vittoriese affittava infatti numerosi immobili di sua proprietà totalmente in nero, con notevoli ritorni economici quantificati in circa 84.000 euro dal 2013 al 2017. E ovviamente sono state anche quantificate le relative imposte dirette e indirette evase. Da un'attenta analisi delle avanzate banche dati in uso al corpo, i finanzieri di Vittoria hanno infatti rilevato la cessione, senza stipula di un contratto o in alcuni casi con un contratto di comodato d'uso gratuito fittizio, a 19 soggetti di diversi immobili su cui lo stesso vantava diritti reali d'uso. Degna di nota la circostanza per cui alcuni degli affittuari hanno dichiarato di non corrispondere alcun pagamento per l'immobile, ma di ricambiare il favore con presunte prestazioni d'opera, ad esempio pulizie o lavori di manutenzione. Non ritenendo però verosimile queste dichiarazioni, i finanzieri hanno ricostruito il giro d'affari in nero attraverso l'analisi dei valori di mercato assimilabili per ubicazione, metri quadrati e categoria catastale. Inoltre, a carico dell'uomo, è stata contestata anche la violazione amministrativa in materia di mancata comunicazione agli organi inquirenti dell'occupazione di immobili da parte di ben 14 soggetti. L'intervento, attinente specificatamente al settore degli affitti in nero di seconde e terze case, rientra in un costante impegno del corpo a contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale, connessi appunto al settore immobiliare, oltre ad un'attenta analisi del rischio e controllo economico del territorio. La lotta allo spaccio scoperta a Modica Bassa da parte dei carabinieri alla locale stazione, una centrale per lo spaccio di stupefacenti, sequestrati dosi di hash a 150 euro, arrestati due maghrebini posta ai domiciliari. A Modica i carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato due tunisini per cessione di stupefacenti. L'operazione è scattata nel pomeriggio nelle vie limitrofe al centralissimo Corso Umberto, dove inizialmente è stata osservata una cessione di stecchette di hashish da parte di un tunisino verso un assuntore che veniva fermato e successivamente, mentre i militari si portavano presso l'abitazione dello spacciatore, vedevano un altro assuntore uscire dalla casa con un quantitativo di hashish. Il blitz è quindi scattato immediatamente, sono stati trovati due tunisini intenti a contare i soldi derivanti dall'attività di spaccio. L'operazione si è conclusa con il sequestro di un distinto involucro di stupefacente, circa 4 grammi di hash, e il sequestro di oltre 150 euro. I militari hanno quindi proceduto all'arresto in flagranza di Akref Neil, di 26 anni, e di Farid Meir, di 21 anni. I due soggetti sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria. Voltiamo pagina, la FIA ha proclamato lo sciopero degli operatori ecologici di Vittoria per venerdì 16 marzo, è un atto dovuto, spiegano dal sindacato, contro l'ormai cronico ritardo degli stipendi.
La FIADEL ha proclamato lo sciopero degli operatori ecologici a Vittoria per giorno 16 marzo. Il segretario provinciale del sindacato Giorgia Pichella ci tiene a replicare le accuse inventate ricevute in queste settimane, perché pare che la FIADEL sia l'unica sigla sindacale che si sta opponendo al ritardo patologico dei pagamenti a Vittoria. La proclamazione dello sciopero è un atto dovuto, dice Giorgia Pichella, richiesto dai lavoratori iscritti alla FIADEL che, ricordiamo, nel cantiere di Vittoria superano il 60% dei dipendenti alla Tech Floridia, affidatari del servizio di raccolta e spazzamento al 31 dicembre 2017, e chi ci accusa di effettuare attacchi strumentali dovrebbe assumersi le proprie responsabilità. E poi non si tenti di minacciare chi, come noi, intende tutelare i diritti dei lavoratori. Se il loro problema è la mancanza di argomentazioni valide atte a risolvere la problematica, almeno abbiano il coraggio di non addossare a terzi la loro responsabilità. Quindi, rimarca ancora Giorgia Pichella, l'azienda deve pagare entro il 15 del mese senza se e senza ma. Gli operatori ecologici quindi scenderanno in piazza per richiedere che venga rispettato il loro sacrosanto diritto. Il ritardo del pagamento degli stipendi, conclude il sindacalista, anche se di pochi giorni, causa ripercussioni e disagi economici non indifferenti. 70 milioni di euro per i cantieri di lavoro e di servizi in Sicilia saranno erogate all'assessorato regionale per il lavoro retto da Mariella Eppolito e interesseranno in particolare quei comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti. 50 milioni per i cantieri di lavoro e 20 per i cantieri di servizi. Si tratta di finanziamenti che saranno erogati all'assessorato regionale del lavoro retto da Mariella Eppolito, rispettivamente ai comuni siciliani con una popolazione fino a 150.000 abitanti e a quei comuni per i quali non si è provveduto ad emettere i decreti di finanziamento o per i quali si è provveduto parzialmente al finanziamento nel 2014 per mancanza di copertura finanziaria. Le risorse economiche che metteremo in circolo, ha spiegato lo stesso Eppolito, intendono porre un freno all'emorragia occupazionale che grava tra le nostre popolazioni, oltre a dotare le realtà urbane di servizi e strutture. L'assessore poi invita i sindaci a far pervenire la propria istanza di interesse entro il prossimo 15 marzo al Dipartimento Lavoro della Regione, secondo le modalità già inviate ai comuni. La lotta alla disoccupazione va combattuta anche con questa azione, dice l'Eppolito, che però offrono respiro all'universo degli inoccupati e dei disoccupati. Per quanto riguarda le somme assegnate, saranno specificate in un decreto, mentre con un avviso saranno impartite le istruzioni per la redazione e la presentazione dei progetti esecutivi. Nuovo intervento di messa in sicurezza degli incontri da parte dell'ex provincia per l'associazione Ragusano Pericentro, incassato un altro eccellente risultato. Così come avevamo anticipato, continua l'attività portata avanti all'ex provincia regionale di Ragusa, che, come da noi richiesto tempo addietro, sta rifacendo la segnaletica orizzontale nelle aree più a rischio. Adesso l'attenzione è rivolta a Contada Poggio del Sole, in particolare ai crocevie lungo la provinciale Ragusa Mare. A dirlo l'associazione Pericentro, la quale si ritiene soddisfatta per i passi in avanti compiuti in tale direzione. Nel mese di ottobre scorso, affermo da Pericentro, avevamo sollecitato questi interventi che si intendevano necessari per assicurare la dovuta sicurezza ai residenti. Finalmente, dopo settimane di attesa, siamo riusciti nell'intento e abbiamo incassato un altro risultato. Dunque ringraziamo i vertici, al Libero Consorzio, naturalmente anche al personale dell'ente, per l'azione portata avanti. Adesso speriamo, rimarcano da Pericentro, che l'iter per la creazione di una rotatoria nella zona in questione, sulla falsariga di quanto accaduto in contrada Gatto Corvino, possa andare avanti senza intoppi e consegnare alla comunità dei residenti la creazione di un'infrastruttura da noi auspicata per abbattere il più possibile in zona i problemi riguardanti proprio la sicurezza veicolare. Scicli adesso, dove ieri c'è stata la visita alla consola americana accolta in municipio dal sindaco Enzo Giannone, l'ospite è stata poi accompagnata con lo stesso primo cittadino alla visita dei famosi luoghi di Montalbano. Eccomi a Vigata, terra di Montalbano, e oggi sono stata ricevuta al comune di Scicli. E il testo del tweet battuto dalla consola americana a Napoli, Merelen Countryman, in visita era pomeriggio proprio a Scicli. Diplomatica di carriera con oltre 25 anni di servizio, Merelen Countryman è stata console generale a Firenze e ha poi prestato anche servizio come vice segretario stampa alla Casa Bianca. Ieri è stata accolta in municipio dal sindaco Enzo Giannone, che l'ha poi accompagnata in un veloce tour nei luoghi di Montalbano. L'ospite americana, prima di intraprendere la prestigiosa carriera diplomatica, si è occupata anche di produzioni televisive ed è una grande appassionata della cultura italiana e siciliana. Dopo la visita assetta al commissario di Montalbano a piano terra del municipio, la console ha battuto su Twitter la foto del suo incontro col primo cittadino, facendo conoscere ad un pubblico internazionale e chiaramente anche statunitense i luoghi della fiction e in primis ovviamente anche il territorio di Scicli.
L'ennesimo incidente all'incrocio tra via Giambattista Odierna e via Generale Scofano a Ragusa ci spinge a chiedere all'amministrazione l'adozione di un semplice provvedimento, ossia un cartello indicante lo stop. Lo afferma il presidente della situazione Ragusa in Movimento, Mario Chiavolo, dopo appunto l'ennesimo sinistro che si è verificato in questa zona. Ovviamente, dice Chiavolo, l'indignazione corre sui social e come associazione ci siamo posti il problema di farci portavoce di una evidente necessità. E dunque, alla luce di questi numerosi incidenti, è indispensabile dotare il tratto di un'adeguata segnaletica verticale. Non è che dobbiamo per forza aspettare che qualcuno si faccia male seriamente o peggio ancora. Più succo di arance nelle bibite, adesso diventa legge per la Coldiretti, significa anche rivitalizzare tutto il comparto, specie quello siciliano, negli ultimi tempi in calo di produzione. Ci sono voluti quasi 60 anni, ma alla fine la svolta è arrivata, quantomeno in Italia. A partire da ieri, infatti, la quantità di succo di arancia contenuto nelle bibite analcoliche vendute in Italia, con la dicitura che utilizzo richiama il nome del frutto, deve obbligatoriamente passare dal 12 al 20%. Un rialzo che, secondo la Coldiretti, impegnata in prima linea per modificare la presente normativa in vigore dal 1958, non potrà che rivitalizzare tutto il comparto agrumicolo, specialmente quello siciliano, che negli ultimi 10 anni ha conosciuto un netto calo produttivo, con molte aziende costrette addirittura a chiudere i battenti. Lo stop alle aranciate senza arancia, quindi, ricorda la situazione di categoria, è previsto alla disposizione contenuta in una legge specifica del 2014 che scattano appunto il 6 marzo, trascorsi 12 mesi dalla notifica alla Commissione europea del provvedimento in materia di bevande a base di succhi di frutta. Ma concretamente, quanto potrà incidere tutto ciò sulla mappa degli agrumi nostrani e sul commercio della materia prima, ci si chiede. Secondo Coldiretti, grazie a quell'8% di spremuto immesso nel mercato, ogni anno si utilizzeranno circa 200 milioni di chili di arancia in più e si andranno a salvare oltre 10.000 ettari di agrumeti italiani, situati soprattutto in Sicilia e in Calabria. Il primo effetto dunque sarà quello di arginare la perdita delle coltivazioni italiane, che negli ultimi 15 anni hanno visto sparire una pianta di arancia su 3 e 60.000 ettari di agrumi, numeri di una crisi che non ha certo risparmiato il territorio siciliano, ancora primo produttore nazionale, con due marchi DOP e IGP, oltre 52.000 ettari coltivati e quasi 9 milioni di quintali raccolti, ma in declino rispetto al 2006, quando gli ettari erano quasi 60.000 e i frutti destinati al commercio superavano quasi 12 milioni di quintali. Andrà al sacerdote Alex Zanotelli la palma della pace Giorgio La Pira e il riconoscimento istituito nel 1999 dalle parrocchie Maria Santissima Porto Salvo e Confraternita Maria Santissima Addolorata, comitato organizzatore che ha deliberato appunto all'unanimità di assegnare il riconoscimento 2018 al missionario comboniano, testimone di giustizia sociale e voce dei senza voce. Il CSI di Ragusa, centro sportivo italiano, ha organizzato per domani, giovedì, occasione della festa della donna, una maratona di calcio a 5 per dire no alla violenza sulle donne. Si tratta di un triangolare di calcio a 5, tutto al femminile. Un calcio alla violenza per dire no a qualunque forma di femminicidio. E hanno scelto il rettangolo di gioco per una lunga maratona calcistica per testimoniare che il calcio a 5 può diventare un testimone ad eccezione. La scelta non è casuale, l'8 marzo, domani, per ricordare le troppe vittime appunto di femminicidio. Un vero e proprio bollettino di guerra con tanti casi di violenza, troppo spesso dimenticati. Nella quasi totalità dei casi, i carnefici sono mariti, compagni o ex. Nel 2016 in Italia furono uccise 115 donne, nel 2015 invece aveva visto 120 vittime. E oltre a queste, in prima linea le cosiddette vittime involontarie, bambini o ragazzi che in seguito al delitto si sono ritrovati orfani di madre o in caso di omicidio o suicidio di entrambi i genitori. E allora il CSI, Centro Sportivo Italiano di Ragusa, in collaborazione con la Casa delle Donne, ha organizzato per domani un pomeriggio all'insegna dello sport, un triangolare alla palestra Bellarmino di calcio a 5 tutta al femminile, con le formazioni dell'S di Vittoria, Atletico Fuzzo e Vittoria Sporting Fusal. Ogni giorno nel nostro paese, tra le mura domestiche, spiegano al CSI, si consumano episodi di violenza che becera nei confronti di donne troppo spesso indifese ed è arrivato il momento di metterci uno stop. Poi c'è il calcio di eccellenza domenica con la sfida decisiva tra Città di Messina e Biancavilla che insegue a -8, capolista che ha in pratica un piede in Serie D e se vince può già cominciare i festeggiamenti.
A 5 turni dalla fine del campionato di eccellenza, Città di Messina ormai con un piede in Serie D. La capolista si reca infatti in casa del Biancavilla, seconda forza a 9 punti di distanza, ma si giocano nel fine settimana anche Scordia Rosolina e Sant'Agata Giarre, che rendono più appassionante la corsa per la pool promozione. Inutile comunque nascondersi per la capolista, la sfida di domenica è decisiva. Una vittoria a Biancavilla consentirebbe infatti ai messinesi di ipotecare la Serie D. Lo giudice e compagni, dopo Biancavilla, affronteranno infatti Pistolini in casa e poi doppio scontro con Amaro Sant'Agata, che a giochi fatti avrebbe tutt'altro sapore. Una battuta d'arresto invece della capolista riaprirebbe tutto e infiammerebbe la corsa che porta in Serie D. Lo spera appunto il Biancavilla, che deve riscattare la sconfitta di domenica. Biancavilla che dovrà giocare due sfide in casa con Avolo e Atletico, impelagate nella lotta per non retrocedere, e poi le due trasferte di Rosolini e Scordia. Un campionato comunque strano e ricco di paradossi e ritiri. Un campionato che ha rivelato le difficoltà del calcio siciliano a portare avanti una stagione. È successo all'Adrano quest'anno, è successo nella scorsa settimana all'Atletico, che comunque ha risolto la crisi societaria, sta capitando al Ragusa, che da qui alla fine deve provare a stringere i tempi e a tirare al massimo. Ci possiamo fermare, breve pausa dopo. Eventisicilia.tv, il quotidiano online ipparino che ti informa con notizie in tempo reale e video sui principali fatti della provincia di Ragusa. Eventisicilia.tv, l'informazione più veloce e sempre aggiornata. Siamo a riepilogo dei fatti in primo piano. La Guardia di Finanza scopre Vittorio Affitti in nero per circa 100.000 euro, denunciato vittoriese che dal 2013 al 2017 cassato illecitamente circa 84.000 euro. Alcuni affittuari non pagavano, ricambiavano il favore con presunte prestazioni d'opera come pulizie e manutenzioni. A carico dell'UMA anche la mancata comunicazione dell'occupazione di immobili di ben 14 soggetti. A Modica i carabinieri scoprono una centrale di spaccio, arrestati due tunisini colti in flagranza di reato, sequestrati circa 5 grammi di hash, oltre a più di 150 euro. Dopo le segnalazioni di cittadini, il blitz in un abitazione di Modica Bassa, i due tunisini, 21-26 anni, intenti a contare i soldi derivanti dalla loro attività illecita, sono adesso ai domiciliari in attesa dei provvedimenti del magistrato. Proclamato la FIA dello sciopero degli operatori ecologici a Vittorie, un atto dovuto, spiegano al sindacato, contro l'ormai cronico ritardo del pagamento degli stipendi. Sciopero indetto per venerdì 16 marzo. Gli operatori scenderanno in piazza, levano dal sindacato, per richiedere che venga rispettato il loro sacrosanto diritto, in quanto i mancati emolumenti causano gravi disagi economici alle famiglie. €70 milioni di euro per i cantieri di lavoro e servizi in Sicilia saranno erogati all'assessorato regionale al lavoro e sono interessati i comuni siciliani fino a 150.000 abitanti. Le risorse economiche in circolo, ha spiegato l'assessore Mariella Eppolito, intendono mettere un freno all'emorragia occupazionale che gravoggia nell'isola, oltre a dotare anche alcune realtà di servizi e strutture efficienti. Più succo di arancia nelle bibite, adesso è legge per la Coldiretti, significa rivitalizzare un comparto, specie quello siciliano, che stava accusando da alcuni anni un netto calo di produzione. Si dovrebbe avere adesso un rialzo che modifica la normativa del 58, il primo effetto dovrà essere quello di arginare la perdita della produzione italiana, che negli ultimi 15 anni ha visto sparire una pianta di arance su tre. TG termina qui, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni.